Grazie. Mi servirebbe solo una penna. Devo scrivere gli scrutatori. Ma non ce l'ha Valentina là. Guarda là. Mi passo una penna. Abbiamo avviato? Buongiorno a tutti, benvenuti. Convocazione del Consiglio Municipale numero 29 del 1-6-2023. Prima di iniziare procediamo alla verifica del numero legale. Buongiorno, dottoressa Anastasi. Prego per la verifica del numero legale. Buongiorno a tutti. Alleori, Angelini, Baiocchi, Bartolelli, Bedoni, Bellassai, Borrelli, Burgio, Canale, Cerisola, Corrente, Cucunato, De Iulis, De Vivo, Di Salvo, Ecca, Gagliardi, Grazioli, Marrocchini, Muropes, Pasetti, Sordini, Sotillo, Vaccari, Vecchio, consiglieri presenti, 16. Grazie, nomino scrutatori i consiglieri Alleori, Ecca, Gagliardi. Ripeto, Alleori, Ecca, Gagliardi per il verbale. Chiedo cortesemente di inserire a verbale l'inizio posticipato del Consiglio alle ore 15:15 dovuto a problematiche legate all'impianto di streaming audio e via dicendo. Grazie. Saluto il vicepresidente, assessore Gregori, che ci ha raggiunto in aula. Benvenuto, benvenuto tra noi. Allora, procediamo. Primo punto all'ordine del giorno, approvazione verbale numero 59 del 15-12-2022. Consiglieri, se ci sono modifiche, per alzata di mano. Consiglieri, non funziona il sistema di prenotazione elettronico, quindi se dovete intervenire dovete alzare la mano. Vi do io la parola, vi prenotate, vi abilito io il microfono. Prego. Grazie Presidente. Volevo chiedere sull'ordine dei lavori l'anticipo della mozione relativa alla notte bianca rispetto alla successiva, perché, intanto perché per numero di protocollo viene prima, è stata protocollata prima, e poi perché approfitterei della presenza del Vicepresidente Gregori che forse potrà fornirci delle risposte al riguardo. Grazie, consigliere Bellassai. Consiglieri, si richiede l'anticipazione del punto 5 a punto 4. Consiglieri contrari? Non ce ne sono, la proposta è approvata. Il punto 5 diventa punto 4, il punto 4 diventa punto 5. Torniamo all'approvazione del punto 1. Consiglieri, per alzata di mano fisica, se ci sono delle modifiche da approvare, da inserire. Non ci sono modifiche, il verbale numero 1, numero 59 del 15-12-2022.1 all'ordigi è approvato. Punto numero 2 all'ordine del giorno, atti non discussi nel Consiglio numero 26 del 23-5-2023, proposta di mozione protocollo CN 64862 del 16-5-2023, a firma del consigliere Cucunato, avente per oggetto limitazione traffico veicolare nuova fascia verde, è stato già discusso nel Consiglio precedente, pertanto non rimarrà in discussione nel Consiglio di oggi poiché è stato anticipato, quindi il punto numero 2 non verrà discusso. Chiedo di metterlo a verbale, grazie. Punto numero 3 all'ordine del giorno. Interrogazione a risposta immediata ex articolo 67 del regolamento, protocollo CN 64462 del 15-5-2023, a firma della consigliera Canale, avente per oggetto manutenzione orizzontale e diserbi aree verdi del municipio 9, sotto i 20.000 metri quadri. Prego, consigliera Canale, per l'illustrazione. Sì, grazie Presidente. Molto brevemente, come abbiamo visto in questo periodo, a partire dal mese di marzo, alla fine del mese di marzo, il mese di aprile, i nostri giardini pubblici sono cresciuti enormemente
e non c'è stato uno sfalcio regolare. Il contratto, l'accordo quadro precedente era scaduto e successivamente il 28 settembre del 22 erano passate le aree a mezzo verbale, le aree che erano al di sotto dei 20.000 metri quadri in manutenzione dalla gestione del Dipartimento e quindi al Servizio Giardini Centrale alla gestione municipale. E mentre alcune aree continuano ad essere sfalciate perché fino a luglio è in vigore l'accordo quadro della precedente amministrazione che scadrà a luglio del 23, per i parchi al di sotto dei 20.000 metri quadri consegnati al municipio, questa ovviamente è stata protocollata il 15 maggio, ma in realtà questa interrogazione, questo lo voglio dire, l'avevo inoltrata il 3 maggio. E invece è stata protocollata successivamente, ma solo per diciamo, informazione delle parti. E quindi sostanzialmente abbiamo avuto un momento che la manutenzione non c'è stata nel nostro municipio perché l'affiancamento del Dipartimento che era previsto nell'accordo di verbale di sottoscritto a settembre del 22 con cui venivano consegnate le aree verdi al municipio 9 era scaduto. L'assessore aveva provato a chiedere una proroga di questo affiancamento da parte del Dipartimento, questo affiancamento non c'è stato e non è stato però nelle more fatto un bando se non da ultimo, da quello che poi è emerso ieri in commissione ambiente, è un bando ponte perché nelle more si sta cercando di fare un accordo con Euro SPA per la manutenzione di tutte le aree verdi. Un protocollo d'intesa che verrebbe steso in base a un protocollo già esistente in base al quale Euro SPA gestisce la manutenzione delle aree che si trovano all'interno dell'EUR e quindi l'interrogazione è volta a capire, poiché è stato inoltrato ai capigruppo soltanto il protocollo, la bozza di protocollo d'intesa, ma non è stata inoltrata la carta dei servizi, cosa si sta discutendo su questa carta di servizi e quindi che tipo di servizi verrebbe erogato da Euro SPA, i costi, quali sono i problemi che si sono riscontrati fino adesso in questo accordo con Euro SPA e nelle more appunto i dettagli del ormai stipulato perché bando di manutenzione ponte di cui ci ha parlato l'assessore ieri in Commissione Ambiente e quindi per rendere edotta anche la cittadinanza che segue il consiglio di quello che sta avvenendo sul verde. Grazie Presidente. Grazie a lei consigliera Canale. Allora do la parola al Vicepresidente Gregori con delega all'ambiente per risposta all'interrogazione. Prego Assessore e Vicepresidente. Buongiorno, grazie Presidente, grazie alla consigliera Canale. Allora preciso subito un punto che non è un protocollo d'intesa con Euro SPA ma è una convenzione come anche lei ha ricordato che già avete in qualità di consiglieri diciamo di questo consiglio municipale. Iniziamo allora intanto la ringrazio veramente perché ci dà l'opportunità di ricordare ancora una volta la grandezza del nostro territorio. Il nostro è un territorio di 183 chilometri quadri, 77 ettari abbiamo ricevuto come decentramento sul verde sotto ai 20.000 metri quadri da Roma Capitale, mi sembra 24 o 27 aree ludiche attrezzate, più svariati e svariati migliaia di chilometri di strade per il diserbo e in più il coordinamento perché sopra i parchi, sopra le aree sopra i 20.000 metri quadri è vero che le fa il Dipartimento ma le fa in coordinamento con il municipio, con il sottoscritto, con gli uffici che l'ufficio che abbiamo dedicato che si occupa del verde, del decoro, della sicurezza del municipio lo fa in coordinamento con noi e quindi tantissimo lavoro. Come amministrazione noi, e lo sapete benissimo, ne abbiamo parlato non ultimo ieri nella Commissione Ambiente, abbiamo deciso di intraprendere un percorso che è quello di fare appunto una convenzione con Euro SPA perché riteniamo che Euro SPA, oltre ad essere un'azienda pubblica e anche
perché insiste sul nostro territorio, debba comunque poter apportare valore aggiunto appunto ai cittadini, alle cittadine del territorio e al territorio tutto. E poi crediamo che comunque lei nel quadrante, nelle aree che già gestisce oggi, faccia un ottimo lavoro. E quindi perché no, abbiamo detto, se si può fare a livello di leggi, di regolamenti, perché no rendere Euro SPA stazione appaltante del municipio e quindi affidare questi 77 ettari che abbiamo come, come competenza da oggi a loro, in modo tale che possano garantire un servizio più efficiente e più decoroso per il territorio. La carta dei servizi, l'ho detto anche nell'ultima interrogazione, consigliera Canale, che era quella sui rifiuti, che mi aveva sottoposto, la carta dei servizi non è nascosta, la carta dei servizi si sta costruendo insieme ad Euro SPA e insieme alla ragioneria. Ci sono state delle piccole criticità che ci hanno portato ad oggi, quindi poi a fare l'appalto ponte, e ora arrivo anche su quello, però ecco, è una carta dei servizi che una volta è pronta, da qui a fine dell'estate, diciamo, sarà pronta questa carta dei servizi, sarà una carta dei servizi proprio cucita su ogni angolo del territorio, per ogni angolo del territorio, per ogni area verde, una carta dei servizi che punta al decoro, alla sicurezza, dove Euro SPA andrà giornalmente a manutenere le aree pubbliche, dalla Iola allo spartitraffico, alla rotonda, all'area ludica, al grande parco, dove Euro SPA farà anche la sorveglianza, dove Euro SPA garantirà gli standard qualitativi che dovrà garantire in base poi ai parametri che vedrete quando uscirà questa carta dei servizi. E questa carta dei servizi, io l'ho già detto l'altra volta e ve lo confermo ora, ve la faremo votare, soprattutto in commissione con il presidente Gagliardi, la porteremo in commissione ambiente, si discuterà, si potrà vedere se se ci sono delle migliorie da fare, saremo sicuramente aperti a parlarne, a farle, e poi ve la faremo anche votare, perché io credo che allora ci stanno prendendo da esempio su questa cosa in tutta Roma, tant'è vero che anche altri municipi ci hanno chiamato nei giorni scorsi per capire come poter procedere anche loro con Euro SPA per fare ciò che stiamo facendo noi. Quindi io credo che noi tutti, non noi solamente Giunta e Consiglio di maggioranza, noi tutti dobbiamo essere orgogliosi del lavoro che si sta facendo, e io voglio che poi voi, appunto vi dico, la dovete votare, perché voglio che tutti voi, maggioranza e opposizione, siate orgogliosi del lavoro che da qui a subito dopo l'estate riusciremo a fare con Euro SPA. È ovvio che ci sono stati chiaramente dei ritardi, lo dicevo prima, le criticità, e qui però l'erba cresce, consigliera Canale, come ha detto lei, quindi noi abbiamo dovuto fare un appalto ponte. L'appalto ponte, come ricordavo ieri in Commissione Ambiente, l'abbiamo potuto fare grazie a un accordo quadro che era 2021-2023 per quanto riguarda il diserbo, un accordo quadro mi sembra di 13 milioni e rotti euro per tutta Roma, sul nostro municipio era 1,3 milioni, e c'era un accordo quadro per quanto riguarda il diserbo delle strade affidato alla ditta Angeloni. Noi su quell'accordo quadro abbiamo inserito 439 mila euro dedicati al verde, quindi abbiamo stipulato questo accordo ponte per la pulizia, per lo sfalcio delle aree verdi e le aree ludiche dei 77 ettari, diciamo, del territorio. E quindi, consigliere Canale, io, se lei credo di aver risposto alle sue domande, comunque per qualsiasi cosa rimango qui, se vuole le do ulteriori delucidazioni. Grazie. Grazie vicepresidente per la risposta. La consigliera Canale, se vuole rispondere. Sì, grazie presidente. Allora, l'unica cosa che volevo capire, perché la carta di servizi sì è lavorazione, ma almeno uno standard minimo sappiamo qual è?
che sarà fornito a tutto il municipio, giusto per avere un'idea e per capire la validità di fare un accordo con Eurospa e i costi che ci porterà questo accordo. Dico, un servizio minimo che verrà previsto, immagino, poi a seconda del territorio, lei ci ha detto che a seconda della zona del municipio sarà vagliato e qualitativamente valutato l'accordo fatto con Eurospa, però immagino, credo, che è normale che ci sia un accordo base, cioè non so, per esempio uno sfalcio al mese, due sfalci ogni 6 mesi, vi faccio degli esempi. Quindi volevo un attimo capire qual era la base, diciamo, da cui si parte per poi fare l'accordo e i costi di questo accordo, più o meno, se già si sanno, sulla questione di Eurospa. Sì, assolutamente. No, io però non, forse mi sono spiegato male, non ho detto che per ogni zona del municipio c'era un accordo, ho detto che la carta dei servizi è cucita per tutto il municipio. Il servizio essenziale che farà Eurospa, oltre alla sorveglianza e alla manutenzione, noi abbiamo, parlando diciamo, a livello tecnico, i parchi, le aree ludiche, le aree verdi, le aiole, le rotonde, tutto ciò che rientra nei 77 ettari di competenza municipale non andrà oltre i 10 centimetri di altezza. Oltre i 10 centimetri Eurospa deve tagliare, quindi non verrà inserito un taglio al mese, tre tagli al mese o quattro tagli al mese, ma verranno inseriti i centimetri dell'erba che crescono. Grazie, grazie Vicepresidente, grazie Consigliera Canale. A questo punto il punto 3 è concluso. Punto 5 all'ordine del giorno, punto 4 all'ordine del giorno, ex 5. Proposta di mozione protocollo CN 64341 del 15/5/2003 a firma dei consiglieri Bellassà e Muropes, avente per oggetto Notte Bianca 2023, Municipio Roma 9 Eur, coinvolgimento di altri quartieri oltre l'Eur. È iscritto a illustrare la mozione il consigliere Bellassà. Prego, consigliere Bellassà, ha facoltà di illustrare la mozione per 10 minuti. Grazie Presidente. Allora sì, come anticipato è stata indetta la Notte Bianca ed è stata associata all'Expo 2023 nelle giornate del 16, 17 e 18 giugno prossimo 21, quindi fra pochi giorni. È evidente che si tratta di un'iniziativa molto ormai gettonata, diffusa e gradita dalla popolazione, quindi nulla da dire sull'iniziativa in sé, salvo il fatto che secondo me poteva e dovrebbe rappresentare, può e dovrebbe rappresentare l'occasione per coinvolgere il municipio nella sua totalità, o comunque dovrebbe essere l'occasione per applicare alcuni dei principi e degli obiettivi che questa amministrazione richiama spesso e ha richiamato addirittura a partire dalle linee programmatiche. Laddove nelle linee programmatiche si dice che l'offerta culturale, sportiva e come forma di socialità deve coinvolgere luoghi da riqualificare, laddove dice che le politiche di qualità della vita si esplicano anche riavvicinando i quartieri più periferici, e qui penso che si richiami anche il famoso concetto dei 15 minuti, ma anche in termini di relazione, di rapporti sociali, di contatti e anche dal punto di vista culturale e ludico, io penso. Laddove si dice che uno degli obiettivi è quello di avviare progetti di inclusione sociale e culturale che recuperino le aree degradate da riconsegnare ai cittadini, laddove si dice, per quanto riguarda le politiche del territorio e della mobilità, che vanno tenute presente le esigenze presentate dai singoli quartieri, quindi dall'Eur, ma anche da Fonte Ostiense, da Spinaceto e da tutti i quartieri extragra. Insomma, leggendo la risoluzione, la direttiva della Giunta, poi invece si prende atto che l'attività è prevista unicamente nelle vie del quartiere Eur. Ora, senza nulla togliere ovviamente allo splendido quartiere dell'Eur e anche comprendendo che a livello organizzativo e forse anche di attrattiva concentrare l'evento nel quartiere dell'Eur possa venire spontaneo, io credo che
Sarebbe però anche giunta l'ora di cercare di fare degli sforzi affinché queste iniziative venissero anche allargate e coinvolgessero anche quartieri più periferici. Perché? Intanto perché le aree nei quartieri più periferici, le aree idonee esistono. Non voglio fare nomi perché se uno ne cita una poi qualcun altro può dire perché ha citato quella e non un'altra, ma insomma penso che le abbiate in mente tutti. E poi perché il coinvolgimento della cittadinanza si fa non solo portando la cittadinanza al centro del municipio, qual è probabilmente il quartiere dell'Eur, quanto anche portando gli eventi nelle periferie, quindi avvicinando la cittadinanza agli eventi che sono loro prossimi, anche perché non tutti possono aver voglia o addirittura potere spostarsi in occasione della Notte Bianca all'Eur. Quindi io penso che questa sarebbe stata e sarebbe un'ottima occasione, non so se i tempi a livello organizzativo siano ancora sufficienti a cambiarne l'organizzazione, e per questo nella mozione noi diciamo se non si riesce a farlo quest'anno si tenga però almeno presente questa, credo, giusta riflessione e opportunità per l'organizzazione degli anni prossimi. Quindi la nostra richiesta è quella di verificare la possibilità di modificare l'organizzazione della Notte Bianca di quest'anno e, ove ciò non sia possibile, tener presente questa riflessione, ove ovviamente il Consiglio la condivida, per i prossimi anni. Grazie. Grazie, consigliere Bellassai. Per chi volesse sottoscrivere, qui è presente la mozione. Grazie, consigliere Bellassai. Prego, consigliere Grazioli, ricordo, chiunque volesse intervenire per alzata di mano, poiché non abbiamo la prenotazione. Prego, consigliere Grazioli. Deve prenotarsi e io l'abilito. Seri prenoti? Non funziona. È messo seduto, no? Funziona, prego. Potete prenotarvi liberamente. Grazie. Cliccando e ritorna stato sistemato da remoto. Allora, grazie Presidente. Allora, abbiamo avuto modo di leggere attentamente la mozione presentata dal consigliere Bellassai, quindi dal gruppo Calenda. Ne abbiamo già un po' parlato prima. Per noi penso che può essere, noi come commissione, io sono nella commissione eventi, quindi mi sento anche parte in causa nell'intervenire, credo che possa essere un'intuizione, qui noi possiamo dar seguito, quindi chiedo anche all'assessore, anche con una proposta che io adesso faccio all'Aula e al consigliere proponente, di accettare di allargare l'area di partecipazione alla Notte Bianca, in questo caso per quest'anno, visto che lei ha chiesto anche se potevamo fare già qualcosa quest'anno, l'idea è quella anche ragionata in accordo con l'assessore Gregori, è quella di farla all'interno dei 4 mercati plateatici, quindi quello di Vigna Murata, quello di Spinaceto, Tor de Cenci e Laurentina, e per dare anche un'allocazione anche più esterna, quindi andare anche nell'extra gra, abbiamo deciso poi di mettere nel Parco Limoni a Trigoria, quindi però nelle ore di mattutine, questi eventi, li faremo le ore mattutine perché l'obiettivo della Notte Bianca è poi di concentrare nel grande evento serale, pomeridiano, serale, nella zona centrale dell'Eur, come è stato l'anno scorso. Quindi adesso questa è la proposta che noi le facciamo in accordo con l'assessore, quindi chiedo anche all'assessore se poi vuole fare sua la mozione, in modo da farne sua, non portarla anche in commissione o altro, ma ne fa sua e quindi poi sarà lui a organizzare il tutto. Grazie Presidente. Grazie a lei, consigliere Grazioli. Se ci sono altri interventi in merito... Intanto la mozione è stata sottoscritta. Chi altro volesse? Allora, non ci sono altri interventi. Assessore, se vuole intervenire a riguardo, prego. Sì, grazie Presidente. Anche io ho visto la mozione, però ci tengo a dire una cosa. La Notte Bianca non è che è concentrata solamente nel quadrante dell'Euro, ci mancherebbe. Si svolge lì l'evento, ma è la Notte Bianca di tutto il municipio e non solo, diciamo così, non mi fate andare oltre.
È ovvio che si faccia, credo sia ovvio che la notte bianca si faccia lì all'Eur, con, sulla scalinata di San Pietro e Paolo, il laghetto dell'Eur, via l'Europa, via l'America. È sicuramente, come diceva lei, consigliere Bellassai, sicuramente più attrattivo, ma sicuramente anche più semplice a livello logistico e organizzativo. È comunque, volente o nolente, come si suol dire, il quadrante dell'Eur è il cuore del municipio, quindi se dobbiamo fare un'attrazione, una manifestazione, un evento che coinvolga tutto il municipio e oltre, dove dentro l'organizzazione ci sono grandi multinazionali, non le cito perché poi sicuramente me ne scordo qualcuna, quindi, però le conoscete, l'Eur, diciamo, il quadrante dell'Eur è sicuramente più appetibile. Sposo totalmente quanto dice lei, totalmente. Noi già dall'anno scorso abbiamo provato a fare degli eventi diffusi in tutto il territorio, non solo per la Notte Bianca, ma varie manifestazioni, durante il periodo estivo. Vi devo dire con molto rammarico che non ci siamo riusciti, però organizzate, però poi non siamo riusciti a portarla avanti. Ripeto e chiudo, sposo la sua idea, quindi se il Consiglio tutto è d'accordo, noi possiamo procedere in questo modo, che è la cosa più semplice a livello, diciamo, organizzativo e più di impatto a livello territoriale, perché potremmo fare cinque manifestazioni la mattina del 17, il 17 giugno, quando c'è la Notte Bianca. La mattina potremmo fare cinque manifestazioni in cinque posti diversi, coprendo quindi tutto il territorio, magari, non lo so, dalle 10 alle 14, poi gli orari si vedono, e vedere di farle nei quattro mercati plateatici, quindi Spinaceto, Tor de' Cenci, Vigna Murata e Laurentina, e per la parte, diciamo, di Trigoria potremmo andare a fare una manifestazione, una piccola manifestazione, sempre la mattina a Parco dei Limoni. Se siete d'accordo possiamo procedere così con l'organizzazione. Grazie. Grazie Assessore, soprattutto per il chiarimento e gli ulteriori dettagli in merito a questa importante manifestazione. Ricordo a tutti quanti della manifestazione della Notte Bianca, che si svolgerà nelle date del 16, 17 e 18 presso l'area Eur, e se la mozione verrà approvata nelle aree indicate dall'Assessore. Se ci sono altri interventi, se no chiudiamo la discussione generale. Prego, consigliere Muropes. Sì. Vado? Grazie. Sì, allora convengo sulle varie proposte, perché in effetti la nostra mozione nell'impegno non individua dei luoghi in alternativa ad altri, quindi ci mancherebbe. Insomma, l'Eur è chiaro che rimane, tant'è vero che abbiamo messo di rivedere il programma organizzando anche al plurale eventi decentrati che coinvolgano altri quartieri. Quindi se poi il coinvolgimento per quest'anno è su dei mercati e per gli anni prossimi si può, avendo più tempo a disposizione, organizzarli magari in modo itinerante per i vari mercati, cioè il dettaglio a questo punto per noi è relativo. L'importante è dare il segnale che il municipio, l'istituzione municipio con la sua organizzazione, è presente non solo all'Eur. Ovviamente l'Eur, per tutte le ragioni che sono state dette, è rappresentativo, tra l'altro è anche dal nome allo stesso municipio, quindi ci mancherebbe altro. Però insomma, diciamo, in questo modo l'obiettivo è dare il segnale della presenza e del coinvolgimento degli altri quartieri, dove il municipio che va presso i quartieri e non solo i cittadini che vengono in un luogo, diciamo, significativo come l'Eur. Poi chiaramente il tipo di organizzazione, gli orari, le tempistiche, questi sono
successivi al fatto che si approvi, che si convenga sull'idea generale. Ecco. Quindi io, a meno che non intervieni tutto. Allora ti fai vedere. Posso. Va bene, quindi allora per me mi fermo qui, grazie. Grazie consigliere Muropes. Se non ci sono altri interventi, io chiuderei la discussione generale e dichiarazioni di voto. Chiudiamo la discussione generale, prego consiglieri per le dichiarazioni di voto. Potete prenotarvi regolarmente. Prego consigliere Bellassai. Grazie. Beh, dichiarazione di voto mi dà anche la possibilità di rispondere in qualche modo alla proposta che ho sentito fare. Il consigliere Muropes ha anticipato quello che evidentemente non può che essere un atteggiamento di disponibilità. È chiaro che noi abbiamo fatto una proposta i cui poi risvolti pratici non sta a noi definire, perché evidentemente non abbiamo in mano, non siamo i padroni del vapore, quindi sostanzialmente è pure difficile. Vi dico la verità, inizialmente nella mozione c'erano dei punti identificati, poi abbiamo deciso di toglierli perché non avrebbe avuto troppo senso. L'unico aspetto che, quindi accolgo con favore la proposta della maggioranza, in particolare dell'assessore, aggiungo solo che nella mozione si parla anche di coinvolgimento preventivo delle commissioni per le prossime organizzazioni, che mi sembra francamente anche questo un aspetto importante, cioè le competenti commissioni potrebbero discutere il programma della Notte Bianca in anticipo e magari avremmo in questo modo evitato che l'input arrivasse successivamente e da parte di un solo gruppo. Grazie. Quindi ovviamente voto favorevole. Grazie consigliere Bellassai. Prego consigliere Grazioli. Sì, grazie Presidente. Allora, in dichiarazione di voto il Partito Democratico darà, visto anche l'accettazione da parte del gruppo Calenda, il proponente, noi daremo sicuramente valore esito positivo a questa mozione. In più voglio dire che in realtà la commissione ha lavorato, noi nella nostra commissione, quella che poi si occupa di eventi, c'è stato anche un passaggio da parte dell'assessore Gregori in cui è venuto a parlare proprio della Notte Bianca. L'abbiamo fatta la settimana scorsa, sì, però l'abbiamo fatta la settimana scorsa, la prossima volta daremo una divulgazione forse un po' più ampia. Così in modo da far partecipare più consiglieri. Quando occuperemo di eventi faremo una pubblicazione più ampia in modo che tutti possano partecipare, perché comunque è stata già fatta. Grazie Presidente. Grazie consigliere Grazioli. Altri consiglieri per le dichiarazioni di voto, se ve ne sono? Allora consiglieri, la mozione è stata sottoscritta da chiunque avesse voluto sottoscriverla, quindi se siete d'accordo chiudiamo le dichiarazioni di voto, quindi procediamo a votazione. Prendete posto, consiglieri. Apriamo la registrazione. Consiglieri, cortesemente registratevi. Prego consiglieri, potete votare. Dichiaro chiusa la votazione. Prego dottoressa Anastasi per il risultato. Consiglieri presenti 16, votanti 16, 16 favorevoli, nessun contrario, nessuno astenuto. Grazie. La proposta di mozione protocollo CN 64341 del 15/5/2023 a firma dei consiglieri Bellassai e Muropes, avente per oggetto Notte Bianca 2023, Municipio Roma 9 EUR, coinvolgimento di altri quartieri oltre l'EUR, è approvata all'unanimità.
Permettetemi di salutare il Comitato di Quartiere Castellaccio, che ci ha raggiunto in aula, benvenuti. Procediamo al punto all'ordine del giorno 5X4. Proposta di mozione protocollo CN 67362 del 19/5/2023 a firma dei consiglieri Bedoni, Grazioli, Vecchio, Angelini e Vaccari. Ad oggetto richiesta presa in carico area piano di zona D4, Casale di Castellaccio, piazze pedonali via Vignone, area verde via Bilbao, ripristino area ludica via Bilbao e sollecito sulla messa in sicurezza di via Vignone tramite installazione di dossi, già approvata con risoluzione protocollo CN 78569 del 5/5/2022. Chiedo sostituzione in presidenza per illustrare la mozione dalla vicepresidente Canale, grazie. Consigliere Burgio, mi scusi, ma perché si è prenotato lei se l'illustrazione la fa il consigliere Bedoni? No, ho sbagliato. Ok. Prego, consigliere Bedoni. Grazie, vicepresidente. Non credo di essere... Allora, credo innanzitutto che la mozione sia abbastanza semplice nella sua definizione, nel senso che abbiamo già in precedenza lavorato con la Commissione 3 e ringrazio il Presidente Corrente e i membri della Commissione, due dei quali sono firmatari, cofirmatari della mozione, per la messa in sicurezza di via Vignone. Per quel che concerne l'area playground abbiamo già lavorato all'interno della Commissione 4, ringrazio il Presidente Grazioli che poi in qualità di capogruppo e cofirmatario probabilmente vorrà aggiungere qualcosa su questo punto. Aggiungo che il sollecito della presa in carico dell'area D4, deve chiudere il microfono, la presa in carico dell'area D4 del piano di zona, la mozione è stata protocollata in data 19 maggio, siamo al 1 giugno, è già stata presa in carico dalla Giunta, è qui presente l'assessore Gregori che magari potrà poi confermarlo, e pertanto già in carico al municipio. Che cosa c'è da dire in merito a questa mozione? Non andrò troppo nello specifico della mozione, poiché oggi è presente anche il Comitato di Quartiere, il Presidente Francesconi, che saluto, che è arrivato a sostegno. Il discorso è uno e molto semplice. Abbiamo deciso e stabilito, fin dal primo giorno della nostra amministrazione, di lavorare su tutti quei quartieri che avevano un urgente bisogno di aiuto. Per quel che concerne l'area di via Bilbao e via Vignone, nello specifico, resiste un problema da molti anni e questo è riportato all'interno della mozione, e cioè che in precedenza all'interno dell'area di via Bilbao, e faccio presente che in questi giorni stiamo nuovamente apportando poiché si è discussa in precedenza l'interrogazione sullo sfalcio, farei presente che in questi giorni sta avvenendo per l'appunto lo sfalcio di via Bilbao e la pulizia dell'area stessa, anche in ulteriore risposta all'interrogazione che si faceva chiedendo per l'appunto all'assessore quali interventi stessimo mettendo in pratica per la pulizia delle aree. Aggiungo un punto. Su via Bilbao resiste un problema e tuttora sussiste un problema che è emblematico di ciò che è accaduto nel corso del tempo. E sarò molto veloce su questo, lo faccio presente, non lo dico per fare polemica tra chi amministrava prima e chi è arrivato dopo, perché lo reputo un discorso ormai politicamente restio e credo che ogni amministrazione poi
nell'insieme abbia fatto delle cose buone e delle cose non sia riuscito a realizzarle e tante altre ne abbia sbagliate. E forse, avendo visto varie amministrazioni, questo poi posso certificarlo di tutte. Ma sull'area del Castellaccio sussiste un problema, che era stata creata dalla Giunta Prestipino un'area ludica che per qualche motivo totalmente inspiegabile è stata successivamente smantellata. Adesso io non entro nello specifico delle dinamiche e, vicepresidente, non voglio fare neanche polemica su contro i 5 Stelle, perché non, se ripeto, non è secondo me di mio gusto, premesso che lei appartiene alla lista civica Raggi, ma non voglio fare polemica contro i 5 Stelle, ma voglio fare presente una cosa, che l'area è stata smantellata e l'area non è stata mai nuovamente realizzata o messa a disposizione a fruizione dei cittadini. Questo ha creato un problema serio e questo è un problema di cui tutte le amministrazioni poi devono farsi carico, la nostra e le future, iniziare un progetto e portarlo a termine. Altrimenti noi rischiamo, e l'area di Castellaccio, poi se interverrà qualcuno potrà... Noi siamo andati l'altro giorno a fare una passeggiata con il comitato di quartiere, un plauso al comitato di quartiere, perché a fronte di molti comitati, non faccio esempi, è un comitato dove noi camminavamo e pian piano le persone scendevano. Segno che non accuso nessun comitato, perché sennò poi vengono fatti interventi su Facebook, non accuso nessun comitato nello specifico, ma significa che è un comitato partecipativo e i cittadini ci hanno mostrato pian piano le problematiche che sono venute a crearsi in virtù del fatto che pian piano il quartiere è stato abbandonato. Attenzione, di nuovo, nessun riferimento a un partito politico nello specifico, a nessuna amministrazione. Dico solo che c'era anche la nostra, c'era l'amministrazione Santoro, precedentemente 5 Stelle, quindi è un problema abbastanza ampio. Dico solo che noi dobbiamo impegnarci tutti, maggioranza e minoranza, a ricostruire un rapporto con i territori, a visitarli, e che ben vengano le visite che vengono fatte giornalmente, settimanalmente dalla Giunta, con la presenza di molti consiglieri di maggioranza e minoranza, dove camminiamo nei territori, incontriamo i cittadini e capiamo quali sono i problemi. Perché quando, e io lo dico e faccio mea culpa, quando è stata protocollata la mozione, noi richiedevamo tre cose specifiche e su una, Presidente, mi permetta, Vicepresidente, è passato un anno da quella richiesta. Apro e chiudo questa parentesi, e cioè sull'installazione dei dossi, non lei direttamente ma da riportarlo alla Giunta, sull'installazione dei dossi alla messa in sicurezza di via Avignone non è di sua diretta competenza in qualità d'assessore, però chiediamo la cortesia di sollecitare su questo punto, perché è un lavoro che è stato già fatto in precedenza. Ma su il quadrante di Castellaccio, che è un quadrante importante, 2 minuti e concludo, Presidente, tanto è l'ultimo atto, è un quadrante importante perché per lo sviluppo di questo municipio, all'interno dell'area Castellaccio, quel quartiere lì, che originariamente era un piccolo quartiere vicino a un grande centro commerciale, oggi è un quartiere che è lo specchietto di chiunque va a visitare ed entra in un business center di grandiose proporzioni. Quel business center lì che si sta via via sviluppando, e non ultima Green Life ha costruito la nuova edificazione ultra green che vedete quando arrivate a ridosso di via degli Oceani, quella d'oro per capirci. Prego. Esatto, quella. È diventata lo specchietto, quel quartiere lì è uno specchietto di un'area che oggi è un business center elevato, dove non ultima abbiamo Eni, che è la più grande società italiana con una grandiosa storia, non parto da Enrico Mattei perché sennò sarei noioso, però è la più grande società petrolifera italiana. Pertanto noi siamo obbligati a regalare una dignità, se veramente vogliamo sforzare noi stessi a regalare a questo quartiere l'idea che anche Eurospa ci ha raccontato in commissione, che questo sia il quartiere attrattivo
per il turismo del business, perché abbiamo costruito la nuvola, perché abbiamo grandi centri, perché ci sono le imprese, perché le imprese sono lì raccolte e lì abbiamo grandi imprese. E quando arrivano alla rotonda precedentemente a Via Vignone, io prego e mi auguro che nel tempo si veda uno, un parco che, se Francesconi interverrà, è stato già approvato ed è stato già discusso e approvato in conferenza dei servizi più di qualche anno fa, e su cui, attenzione, voglio essere ancora più specifico, e su questo apro un punto, lì insisteva un consorzio dove c'erano dei fondi, e quei fondi, e questo lo dico, vicepresidente, lei oggi qui presente, lo faccio da stimolo per aprire una discussione più ampia, con la maggioranza e la minoranza stiamo discutendo per costituire una commissione speciale che si occupi di decentramento, perché questo ha un valore. Allora apro un punto che sia di discussione dei consiglieri di maggioranza e di minoranza, e se io avrò la fortuna di essere in quella commissione, è che in questa città, mille amministrazioni che hanno seguito, vicepresidenti, gli oneri concessori, quando sussistono su una determinata area, dal mio punto di vista non è corretto che vengano spostati in un'area o nell'altra, perché se un'area deve soffrire di un, chiamiamolo, non è lo specifico del Castellaccio, di un sovraccarico di cemento, quindi l'area vive uno sforzo. Questo sforzo poi, sulla base degli oneri concessori e dei fondi disponibili, e che è più bravo di tutti in questo, ma io lo dico con parole più semplici, non è giusto che vengano delocalizzati in un'altra area, ma abbiamo l'obbligo di ripagare quell'area dello sforzo che fa. E allora concludo, vicepresidente Canale, io credo che sia giusto, e spero che siamo tutti d'accordo su questo punto, che uno, l'area è già stata acquisita e ringrazio la Giunta. Due, che quello che avevamo detto in Commissione, sto concludendo, quello che avevamo detto in Commissione 4, cioè l'area via Bilbao che venga rimessa in piedi, poiché lì a fianco c'è una piccola piazza che deve vivere di un'area, e che pertanto quel progetto che noi abbiamo fatto sulla Commissione 4 di riprendere le aree e ricostruirle a playground sia un'area di sport, e che via Vignone venga messa in sicurezza il prima possibile, perché in quella piazza, e non lo dico per aprire i cuori di chi ci sente, ma lì è stato investito un bambino un anno fa, e noi non siamo intervenuti per sport o perché siamo amici del comitato di quartiere Castellaccio, ma perché c'è un fattore di sicurezza. E questa richiesta la faccio all'assessore Angelucci, nello specifico, che si intervenga il prima possibile, perché oggi non è successo niente, la situazione si è risolta, ma successivamente bisogna intervenire per mettere in sicurezza una piazza dove giocano durante il weekend un sacco di bambini e vivono un sacco di famiglie. E non ultimo, e concludo, che quel fosso che è di fronte a Via Vignone, lo auspico per tutti noi, che diventi un parco, non è nella mozione, ma in virtù del fatto che stiamo acquisendo le aree, che si intervenga per l'appunto per costruire un parco, perché i soldi ci sono, i soldi sono a disposizione del consorzio, e c'è stata già una conferenza di servizi, va solo realizzato, e pertanto il massimo impegno della nostra amministrazione affinché questo venga fatto, perché quello, ripeto e concludo, diventerà lo specchietto o la presentazione a ridosso di un grande business center. Chiedo scusa per i due minuti in più. Grazie, Presidente. Apriamo la discussione generale a seguito dell'illustrazione. Prego, consigliera Canale, faccio presente che se è perché siamo invertiti.
Qualora tra i cittadini si volesse intervenire, basta richiederlo, c'è uno spazio dedicato. Prego, consigliere Canale. Grazie Presidente, io non avrei voluto far polemiche politiche, però poi dopo lei inizia per farsi bello e quindi poi dopo la risposta ce l'ha. Le zone in questione sono R4, di rischio idrogeologico, quindi sa benissimo che ci sono grossi problemi per la presa in carico. Sono state prese in carico, guarda un po', dico io, nel marzo del 2023, dopo che esattamente il 24 febbraio 2023 veniva protocollato un ordine del giorno a bilancio capitolino col quale si chiedeva la messa in sicurezza, la presa in carico delle aree e la realizzazione del parco dell'area ludica di via Bilbao, mettendo i soldi. Guarda un po', ordine del giorno bocciato dalla maggioranza PD e presentato dal Movimento 5 Stelle e Lista Civica Raggi. Quindi, per cortesia, allora, o diciamo le cose tutte o non le diciamo solo parzialmente. Guarda caso, un mese dopo viene presa in carico quest'area, come altri atti, via Vignone, la messa in sicurezza della strada di via Vignone, in commissione è venuto il Presidente del Comitato di Quartiere, io sono in commissione mobilità col Presidente Corrente, quindi l'abbiamo ascoltato insieme e c'era pure lei. È passato un anno, come sono passati un anno da tutte le risoluzioni di messa in sicurezza, attraversamenti pedonali rialzati, fatti in quest'Aula, votati in quest'Aula, tutti gli atti non sono stati eseguiti. Quindi che lei mi faccia la reprimenda della giunta precedente, non glielo consento. Ma non glielo consento proprio, perché votati atti qui di messa in sicurezza stradale di varie aree, da quando ci siamo seduti, sono passati anni ormai, perché è passato un anno e mezzo, due, non è stato iniziato neanche lo studio di fattibilità tecniche economiche, stanziati fondi per nessuna di queste aree dove abbiamo votato gli atti. Allora se noi dobbiamo votare gli atti carta straccia, è meglio che non li votiamo, non facciamo una grande figura con i cittadini. O gli atti li portiamo avanti o è inutile farli. E questo lo dico in generale. E quando una forza politica, anche dell'opposizione, presenta degli ordini del giorno a livello capitolino per portare dei soldi a questo municipio, per fare delle opere in questo municipio, non è che si vota contro per poi far vedere che si è fatto proprio, perché è degli altri. Grazie Presidente. Grazie Presidente, e grazie consigliere Canale. Prego consigliere Grazioli. Grazie Presidente Belloni. Allora, non accendo polemiche, spengo qui il tutto. Tranquillamente, per quanto riguarda, credo che il Presidente Belloni sia stato anche abbastanza chiaro. Abbia chiesto al Vicepresidente di fare sua anche questa richiesta, quindi il Consiglio tutto in questo caso, quindi non solo della maggioranza ma anche della minoranza, di mettere mano a quella risoluzione che votammo un po' di tempo fa sulla messa in sicurezza di alcune strade, quindi penso che non abbia sottinteso solo la zona Castellaccio, ma abbia fatto un chiaro richiamo all'assessore, in questo caso vicepresidente, quindi alla giunta tutta, quindi farsi portavoce all'interno della giunta, di accelerare per quanto riguarda alcuni lavori che sono usciti dalla commissione per la messa in sicurezza delle strade. Erano anche altre, quindi non c'era solo Castellaccio, ma c'erano anche altre strade. Invece, per quanto riguarda il mio intervento sulla pertinenza di questa risoluzione, credo che su Castellaccio sia iniziato un buon lavoro da parte di questa amministrazione, nella giunta. Abbiamo finalmente riaperto un parco che era chiuso ormai da troppi anni. Forse vedremo la realizzazione, spero in tempi rapidi, perché i soldi sono stanziati, erano stanziati già per quanto riguarda il parco proprio nelle vicinanze poi del quartiere, e si è pensato poi in quell'area che era l'ex area ludica, visto che verrà poi all'interno del parco, verrà comunque istruito, verrà costruito, verrà inserito poi un'area ludica, perché all'interno del parco il cuore centrale sarà comunque un'area ludica. Era giusto forse che lì dove c'era quell'area ludica, e poi era anche un fronte strada, anche un pochettino angusto come
parco gioco per bambini, anche doveva essere, comunque era chiuso ed era su un bordo strada, forse è più opportuno, e poi così si è ritenuto di inserire all'interno della mozione, fare un playground, quindi fare un'area di sport per ragazzi anche forse un po' più grandi di età, in modo che non vadano neanche ad invadere, vista mancanza di spazi, ma anche mancanza di giochi, andare a invadere invece quelle sono le aree dei più piccoli, no? Le aree gioco. E questa è l'idea che poi abbiamo iniziato a lavorare sulla nostra commissione, una commissione abbastanza lunga in tematiche, no? Andiamo al commercio, ma andiamo anche allo sport. Quindi all'interno della commissione si è iniziato a lavorare proprio nel creare nelle vicinanze o nei parchi dove già sono presenti delle aree gioco, e non ci sono aree ludiche oltre a quell'area gioco, di creare poi dei playground in modo da dare un giusto equilibrio nella partecipazione. I ragazzini un po' di una certa età si dedicano a determinati giochi, i bambini più piccoli hanno una propria area dedicata e non c'è neanche poi tanto caos da fare all'interno di quell'area. Quindi l'idea è quella, oltre che dare all'interno dei parchi, dare delle aree dove sempre più siano frequentati da famiglie. Quindi sempre più siano frequentati da famiglie. Dirò di più, noi votammo anche tanto tempo fa nella commissione, sotto mia proposta, sulla commissione del consigliere Gagliardi, anche delle aree di picnic. Speriamo che stiano arrivando, mi sembra che ormai siamo in dirittura di arrivo, dopo un po' di un anno anche in quella, si è passato un po' di tempo, però l'idea per me è che poi vadano in porto queste cose, spero nel tempo più breve possibile. Quindi il mio intervento finisce qui, grazie Presidente. Grazie consigliere Grazioli. Prego consigliere Muro Pes. Grazie Presidente. Mi concentro solo su due aspetti. Uno, in realtà tutti e due generali, poi, perché uno è riferito alla zona, ma in fondo l'implicazione è generale. Ovviamente noi non facciamo la storia del pregresso, lasciamo perdere, e quindi la questione è il nostro voto oggi deve servire per dare finalmente un'accelerata e chiudere un percorso che mi pare di capire che è rimasto aperto, non si è chiuso mai, e i quartieri stanno e hanno subito, questo quartiere, ma mi pare che la situazione purtroppo generalizzata, hanno subito un po' le, diciamo, tra virgolette, beghe politiche, delle quali alla fine interessa poco, se non il subirne gli effetti negativi, perché sta di fatto, da quello che sento, insomma, anche da quello che ho visto, insomma, c'è quest'area che deve essere sistemata, e finalmente io spero che questo passaggio che stiamo facendo oggi sia quello definitivo per portarla a chiudere. Purtroppo devo dire che questa situazione è un po' ripetitiva, e quindi invito tutti noi, ognuno per la sua competenza e per la sua parte, a stare, come si dice, addosso agli atti, perché effettivamente dopo che sono approvati si vengano messi a terra e vengano poi attuati, perché se no, come è stato detto qualche volta, sì che diventa un mozionificio, un risoluzionificio. Il problema non è quante mozioni si fanno, quante risoluzioni, il problema è quante di queste che sono approvate poi effettivamente vengono attuate, realizzate e portate sul terreno, sul territorio, a vantaggio della comunità che noi siamo qui a rappresentare, e non solo per enunciare delle problematiche, ma anche per cercare di risolverle. Quindi questo era un aspetto. L'altra cosa, diciamo, è un po' ormai, diciamo, una sorta di reminiscenza per l'attività professionale che ho chiuso quando è iniziata questa situazione, questo incarico, diciamo, da amministratore. Ma questo è un pallino fisso, cioè la questione che gli oneri concessori debbano in gran parte, non dico nella totalità, ma debbano in gran parte, da valutare, rimanere nei territori, nei quartieri e comunque nei municipi. Questo deve essere un obiettivo che dobbiamo avere tutti, a prescindere dalla parte di appartenenza.
L'abbiamo detto tante volte, l'abbiamo detto nelle commissioni, l'abbiamo detto dall'inizio, cerchiamo di farlo, però sicuramente anche il lavoro della, diciamo, eventuale futura commissione che si dovrebbe occupare di questo, penso che questo, come è stato detto anche dal consigliere Grazioli, questo deve essere uno dei punti, come si dice, ovvi delle modifiche del regolamento, dei regolamenti capitolini, urbanistici, eccetera. Cioè il 70%, adesso dico una cifra orientativa, però insomma deve rimanere nel territorio, se non nel quartiere, almeno nel municipio. Questa è una cosa che cercavo di fare, di portare avanti prima da professionista, ovviamente non avendo il ruolo poi e la capacità per poterla attuare. Mi auguro che adesso, anche se i nostri ruoli sappiamo che sono molto depotenziati ovviamente rispetto a quelli capitolini, ma di essere noi uno stimolo veramente forte, soprattutto, ripeto, andando al di là delle parti. Io penso che questa sia una questione su cui siamo tutti d'accordo e quindi penso che potremo fare sicuramente un atto e un documento che sia condiviso tra di noi e soprattutto condiviso magari anche con gli altri municipi, perché questo penso sia un problema, tra virgolette, che non riguarda esclusivamente il nono, riguarda tutti i 15 municipi, perché noi ci troviamo nella situazione attuale, e concludo, per cui gli oneri concessori di un qualsiasi evento o di una qualsiasi realizzazione che si fa, per esempio, nel nostro municipio a un quartiere X, da Spinaceto, quello che sia, rischia, tra virgolette, perché per carità poi alla fine vengono, mi auguro, utilizzati per attività, per interventi pubblici, ma magari ne va a beneficiare, diciamo, teoricamente anche Loggiata, senza nulla togliere a Loggiata, però potenzialmente le norme questo consentono. Cioè, ho usato Loggiata per usare una situazione estrema, dall'altra parte di Roma, dall'altra parte del quindicesimo municipio, e magari un municipio che ha sicuramente delle problematiche molto diverse di quelle che possiamo avere distribuite nel nostro territorio. Quindi penso che questo sarà un lavoro che potremo fare e cercheremo di portarlo avanti fino in fondo. Grazie, Presidente. Grazie, consigliere Muropes. Prego, consigliere De Iulis. Grazie, Presidente. Qualche cosina, insomma, va detto, no? Iniziare, diciamo, dalla polemica del chi c'era prima e del chi c'era dopo, che comunque, voglio dire, in parte tutti dicono queste cose, meglio evitarle, sì, sempre meglio evitarle, comunque un pochino ci sta, diciamo, fa parte della politica, fa parte del gioco, delle parti. È pur vero che però spesso, non sempre, ma spesso la verità è un po' in mezzo, non sta né tutta da una parte né tutta da un'altra, quindi magari delle corresponsabilità su ciò che è avvenuto ci sono. Il fatto che ci troviamo di nuovo di fronte a una mozione della maggioranza che non manda un documento in commissione, come in genere viene richiesto alla minoranza, perché anzi, se la minoranza avesse presentato un documento del genere che fa riferimento a documenti già votati ma non ancora messi in atto, oppure di vedere o di mettere in atto alcune cose, naturalmente la maggioranza ci avrebbe richiesto. Come sempre accade, portiamola in commissione, approfondiamo in commissione lavori pubblici, verifichiamo alcune cose, il perché non sono state fatte o meno, dopodiché facciamo una risoluzione che è anche un atto più forte, perché appunto parte dalla commissione, non parte da singoli consiglieri. Quindi ecco, lo dico a noi della minoranza, naturalmente se avessimo presentato una mozione del genere già ci sarebbe stato richiesto il ritiro e nemmeno l'avremmo discussa. La maggioranza naturalmente ha i numeri per farlo, ed è però da parte nostra giusto e doveroso ricordare la differenza di trattamento che c'è in quest'Aula e la differenza di approccio a secondo di quando fa comodo. Oneri sul territorio, sull'oneri sul territorio siamo tutti d'accordo, lo dico sempre, il nostro municipio è stato il bancomat del Comune di Roma, nel nostro municipio negli ultimi 25 anni è sorta una città come Udine, 85.000 abitanti, purtroppo gli oneri concessori di questa città che è sorta non sono rimasti su questo territorio, altrimenti avremmo avuto
strade adeguate, non avremmo avuto solo la Laurentina, l'Ardiatina e la Cristoforo Colombo, avremmo avuto altro, oppure avremmo avuto il prolungamento di una metropolitana che non c'è mai stata perché la metro si è sempre fermata sulla Via Laurentina. Potrei andare e fare tanti altri esempi, però la cosa sul quale mi viene da concentrarmi è di fronte al fatto che è stata votata una mozione 13 mesi fa che chiedeva determinate cose e la maggioranza ripropone un documento, naturalmente uno è per prendere tempo della serie, non lo abbiamo fatto, con questo documento rinnoviamo la richiesta e ripartiamo, diciamo, con il timer da oggi anche nei confronti dei cittadini, perché giustamente i cittadini chiedono ma perché in 13 mesi non avete fatto niente. E l'altra cosa però, proprio perché la maggioranza lo fa, naturalmente ci deve far riflettere, perché uno può alzare il telefono come maggioranza, chiedere all'assessore dei lavori pubblici e dire assessore, ma sta cosa perché non è stata realizzata? È stato fatto, non è stato fatto? Mi viene da pensare di sì. Poi, se l'assessore non risponde, magari anche il consigliere di maggioranza ha lo strumento dell'interrogazione. Gli fanno un'interrogazione scritta e dice assessore, mi rispondi se è stato fatto e che cosa è stato fatto per la realizzazione di questa risoluzione che è stata votata 13 mesi fa? È stato fatto, non è stato fatto? Non lo so. Ma se la maggioranza e alcuni consiglieri arrivano a scrivere una mozione che ribadisce quanto votato su alcuni documenti precedenti, secondo me fate prima a chiedere la sfiducia, il cambio dell'assessore, perché è evidente che è un atto di sfiducia nei confronti dell'assessore, perché se no su un documento politico della maggioranza che lo presenta come mozione, che non fa questi chiarimenti all'interno della sua maggioranza ma lo richiede come documento, è evidente che è una sfiducia nei confronti dell'assessore che non ha ottemperato a quanto richiesto dal Consiglio più di un anno fa. Mi sembra veramente una cosa lampante. Allora forse all'interno della maggioranza dovreste rivedere qualche cosa, perché poi ragazzi di risoluzioni pure per il rifacimento dei parchi quanti ne abbiamo fatti? Io ho perso il conto veramente, almeno 3 o 4 di risoluzioni abbiamo votato, 3 o 4 risoluzioni e noi ancora stiamo votando mozioni che poi chiedono cose che abbiamo chiesto 3 volte. C'è qualcosa che non funziona. Qualcuno sicuramente in maggioranza e in giunta funziona di più, qualcun altro probabilmente funziona di meno. L'altra cosa sulla messa in sicurezza e sui dossier artificiali, spero abbiate fatto comunque i dovuti approfondimenti, perché a meno che non siano cambiate alcune normative, voi sapete che dove passa l'autobus c'è di solito un diniego da parte dell'ATAC per l'inserimento di dossi. Quindi se dopo un anno non è stato fatto neanche questo, magari qualcuno ha fatto questa verifica, ha già risposto l'ATAC o meno, perché sennò continuiamo dopo un anno a creare delle aspettative che potrebbero non essere risolte, non potranno essere soddisfatte, a meno che non si è trovata un'altra soluzione, ha cambiato il codice della strada o qualche interpretazione. Quindi vogliamo votare l'ennesimo documento, lo dico ai colleghi del mio stesso gruppo politico e della minoranza, vogliamo votare l'ennesimo documento? Possiamo votarlo, vogliamo votare tra le righe anche la sfiducia all'assessore, perché è chiaro che se votate tutti questo documento all'unanimità è evidente anche un atto di sfiducia nei confronti dell'assessore Angelucci, perché è evidente, quindi votiamo la sfiducia all'Angelucci. Mi auguro che dopo questo ennesimo documento, magari i cittadini, il comitato di quartiere, gli si diano le risposte, perché se no, se continua qualcuno a lavorare così come ha lavorato fino ad oggi, fra 6 mesi ci rivediamo qua e ci diciamo le stesse cose. Grazie. Grazie consigliere De Iulis, prego consigliere Cucunato. Non ho richieste, quindi... Sì, grazie Presidente. Non volevo nemmeno intervenire, ma le parole di De Iulis che non mi trovano d'accordo, e poi magari gli spiegherò il motivo, mi lasciano presupporre praticamente che questa è una risoluzione molto importante. Vi spiego perché questa risoluzione è molto importante. Perché se il gruppo Calenda nella risoluzione successiva chiede l'ampliamento, avete già votato? Sì, è un'altra mozione.
Vabbè, vale per tutti, perché qualsiasi mozione fosse stata di qualsiasi gruppo politico, è un gruppo di opposizione, quindi è giusto che la presenti con come opposizione, la presenti come documento. Ma mi verrebbe da chiedere praticamente a chi ha presentato questa mozione, ma rido perché veramente c'è solo da ridere, a chi ha presentato questa mozione illudendo qualche persona che sta a casa a seguirci o è presente in aula, all'amico Bedoni, poi vedo altre quattro firme, cioè vedo Grazioli, Romana Vecchio, Angelini e la Vaccari, che non vedo, che almeno ha avuto il merito di non presentarsi a votare questa risoluzione. Mi viene da pensare che cosa? Che se la maggioranza presenta una mozione, nemmeno un documento di commissione, nemmeno una memoria di giunta, nemmeno una determina del Presidente, una direttiva del Presidente, siamo proprio alla frutta candita. Ma la frutta candita, perché questa mozione ha il valore meno che di un foglio di carta o di una lettera, perché chi sta in maggioranza dovrebbe praticamente, attraverso la Giunta e il Presidente, risolvere queste tre cose che sono state messe qui in qualche frazione di secondo, nemmeno di minuto. E io, per esempio, sono passato da una situazione del genere. Mi era stato chiesto di portare il consigliere Canale in commissione la sicurezza di alcune strade e di alcuni quartieri. Guardi caso, cose sono state fatte, perché ho alzato il telefono, ho parlato con il dirigente e dopo due giorni, al di là di quello che dice corrente, la soluzione è stata trovata, è stata fatta. Per cui la prendo anche come una cosa negativa, cioè il ripresentare questo documento significa che non si farà nulla, così come voglio informare a qualche consigliere che era scettico su Via Bonne. Il mio intervento in Consiglio Comunale ha permesso, consigliere Canale, non so se lo sa, di fare direttamente praticamente i lavori, di ripristinare i lavori e di incrementare i fondi per completare l'opera di Via Bonne. Il comitato di quartiere aveva chiesto a qualche consigliere di fare un documento, io ho detto non perdere tempo, perché praticamente io ho mandato poi tutti gli atti relativi a Via Bonne e la situazione è stata ripristinata. Che cosa voglio dire e concludo, perché sennò sembra veramente di prenderci in giro, che praticamente questo è un documento che naturalmente io voto, ci mancherebbe altro, che non mi fa uno a non votare una mozione di questo genere, ma è un documento che la maggioranza, chi governa, dovrebbe fare in una frazione di secondo, e basta una lettera che il Presidente del Municipio, e lo sa perfettamente il Presidente del Municipio, può fare all'area tecnica, naturalmente supportato da questa ottima, caro consigliere di Iulis, ottimo memo che è riportato nelle premesse, e nel dire: signori, qui ci sono i fondi, ci sono praticamente, c'è la volontà politica, c'è un documento presentato quanti mesi fa? 13 mesi fa? 13 mesi fa, cioè lì basta, ma forse nemmeno una lettera, una telefonata. Il problema è che, lo ha già detto qualcuno, probabilmente da una parte c'è quello di prendere tempo, dall'altro c'è il diniego oppure praticamente l'impossibilità da parte dell'ufficio tecnico di operare per problemi di incombenze, e quindi praticamente prendiamo tempo e naturalmente servirà a qualche buon volenteroso che naturalmente farà due righe su Facebook dicendo che praticamente ha fatto questa cosa. Io invece ho apprezzato per esempio molto oggi la commissione congiunta del consigliere Ecca, che ha fatto una cosa molto, sì, ma dico Ecca perché il capofila di quella commissione era Ecca,
è che ha fatto una cosa, forse involontariamente o volontariamente, ma probabilmente volontariamente, consiglieri, non è il cinema, lo so che potrebbe cortesemente. Consigliere Cucunato, la invito a concludere. Sì, forse perché è guidato, però io l'ho apprezzata molto, perché ha capito la metodologia, finalmente, dopo un anno e mezzo ha capito come funziona la metodologia, magari avendo anche buoni maestri dietro e supporter non indifferenti e consigli adeguati anche magari da parte delle opposizioni, che fare delle cose significa saperle canalizzare. Consigliere Ecca, lei lo sa che io le voglio bene, quindi praticamente è riuscito a fare una cosa molto intelligente, variando quelle che erano l'iter operativo di una risoluzione intelligenza, non una mozione, di poter fare praticamente degli interventi qualificati su un determinato progetto, coinvolgendo tra l'altro anche il municipio. Quindi queste sono cose più serie rispetto a questa mozione. Quindi io la voto, perché, ripeto, è come votare un pezzo di carta straccia che praticamente non ha nessun senso. E concludo dicendo che purtroppo, e questo me ne dispiace, se continuate a portare questi pezzi di carta, siete la maggioranza, voi siete quelli che dovreste governare, ci dovreste indicare la strada, invece praticamente continuate a fare le mozioni, le deve fare l'opposizione, gli ordini del giorno le deve presentare l'opposizione. Voi, se avete da dire qualche cosa, in modo riservato, senza portarlo in consiglio, potete avere l'esercizio delle interrogazioni. E l'esercizio delle interrogazioni permette, anche non in forma pubblica, quindi senza, tra virgolette, deridere o sottovalutare o denigrare il lavoro che fa, anzi, che non fa il vostro assessore, lo fate in forma scritta, riservata, e il Presidente naturalmente vi risponderà. Invece, probabilmente il Presidente sa che ha due o tre riferimenti che hanno esperienza in questo municipio, che magari se li chiama gli dice mi dà una mano a risolvere qualche problema, e naturalmente tra maggioranza e opposizione il problema si risolve, così come abbiamo fatto, e volevo dare l'informazione al Presidente della Mobilità su alcune tematiche che abbiamo risolto senza il bisogno dei pezzi di carta, qualche problema sulla viabilità senza i pezzi di carta. E le ricordo che l'altro ieri il Presidente del Municipio è andato nel quartiere dove vivo io a fare una sorta di attività, cara consigliera, lei, che naturalmente non è passato per questi pezzi di carta, ma è passato tramite il telefono di qualche consigliere dell'opposizione. Ormai i cittadini sono intelligenti, perché mentre prima non c'era internet, quindi quello che io dicevo poteva essere lei, io come qualsiasi consigliere poteva essere, oggi c'è la tecnologia che dopo un minuto ti dice quello che praticamente puoi fare o non puoi fare. E concludo senza voler sparare sulla Croce Rossa, io un consiglio che vi do, l'ho già dato oggi al capogruppo, che è una persona, è capogruppo del PD, una persona eccezionale, fattiva. Io ho detto, invece di continuare a fare commissioni, secondo me bisognerebbe fermarsi e fare un'analisi di tutto quello che abbiamo tirato fuori, che ad oggi abbiamo risolto meno di zero. Allora, io ho visto che lui ha intuito, e nei prossimi giorni inizierà praticamente a capire che
per risolvere i problemi bisogna portarli fino in fondo. Magari invece di fare 100 piazze oppure gli slogan il municipio dei 15 minuti per uscire dal cancello di casa. Consigliere, la invito a concludere, per favore. E agli altri sarebbe, un po' di opportuno, sarebbe opportuno prendere soltanto una cosa alla volta, semplice, da poter fare. Io per esempio avevo suggerito, e concludo, al Presidente della Commissione Sport, io ho detto, è inutile che noi facciamo centinaia di commissioni sugli impianti sportivi e fra 5 anni tutti questi documenti li buttiamo nel macero a bruciare. Facciamo soltanto un obiettivo. Guardi, c'era quasi riuscito l'ex consigliere del Movimento 5 Stelle che in tutta la legislatura ha portato avanti soltanto un obiettivo. Alla fine c'era quasi riuscito, però è stato intelligente da capire che non poteva fare tutto, che uno forse riusciva a farlo, e alla fine penso che ci sia riuscito. Quindi per sintetizzare e concludere, poche cose ma fatte bene: utilizzare di più il telefono, utilizzare di più gli uffici, utilizzare di più i vostri referenti in Consiglio Capitolino, perché voi sapete meglio di me che noi risorse ce ne abbiamo poche. Capacità, consigliere, i tempi, meno di favore, niente, e quindi è già sforato i 2 minuti. No, ho chiuso. E quindi sarebbe opportuno praticamente fare quello che si può fare, e naturalmente senza questi pezzi di carta che non hanno nessun senso, perché vi ricordo che siete ancora la maggioranza. Non ve ne siete resi conto, però ogni tanto ve lo ricordiamo. Grazie. Grazie a lei, consigliere. Ha chiesto di intervenire il consigliere Bedoni. Prego. Grazie, presidente. No, la ringrazio, consigliere Cucunato, perché abbiamo dato una lezione pubblica spiegando che il sistema, chi ci ha eletto è un cretino. Chi segue la logica che presenta un atto e lo protocolla è un povero scemo. Chi ha l'amico a cui, lo sottolineo questo, perché ripeto, poi ci sono livelli e livelli. Chi ha l'amico a cui telefona ha risolto il problema. Cioè, poi per carità, magari mi scandalizzo solo io nella vita, non lo so, consigliere Canale, lei è avvocato. Cioè, chi ha l'amico gli telefona. Allora, sinceramente, consiglieri, qui intorno, lo dico a quelli giovani, che le facciamo a fare le commissioni? Cioè, che ci pagano a fare? Atti, non può, cortesemente, presidente? Consigliere Canale, per favore, silenzio. Gli atti che li presenta, premesso che ora c'è questa regola, la mozione la presenta solo la minoranza. E poi il meccanismo è che noi non la presentiamo, però non passa tra gli uffici, che però vanno chiamati al telefono, perché va in commissione, dove dobbiamo gestire, dove dobbiamo invitare gli uffici, ma che li chiamiamo a fare? Telefoniamogli, no? Telefoni, consigliere Burgio, che viene in commissione. Allora, al di là di tutto ciò, io dico solo una, al di là della pericolosità del passaggio, stendo un velo pietoso, presidente Borrelli, perché non voglio bene al consigliere Cucunato, e quando arriva ordinato e costruttivo devo ammettere che è uno dei più bravi, ma poi ogni tanto svolge questo ruolo da consigliere di minoranza in cui spara frecce a vuoto, cioè è come pericoloso. Dico solo una cosa, io capisco la dialettica maggioranza-minoranza e diciamo che solitamente se ne presentano varie. La prima è che noi presentiamo la mozione, che la mozione doveva andare in commissione perché dovevamo sentire gli uffici, però di fatto, lo ricorderei a tutti, parecchi consiglieri qui con me erano in commissione, le aree playground noi le abbiamo già votate, discusse e votate con un atto, cioè abbiamo detto le costruiremo, investiremo dei soldi e costruiremo delle aree playground, quindi qui si dice in funzione di quello, noi diciamo che questa potrebbe essere un'area di realizzazione perché la rimettiamo a posto. Secondo punto, sui dossi, non è che nessuno sfiducia l'assessore, si dice semplicemente una cosa, che in virtù del fatto che lavoriamo con risorse scarse, diciamocelo,
lavoriamo con risorse scarse e che i municipi adesso hanno ricevuto delle risorse specifiche su questa voce, e che l'ottavo municipio ora ha i soldi e lo sta facendo e ne aveva già discusso, diciamo semplicemente una cosa, che non è un atto di aggressività, è semplicemente: assessore, era in difficoltà, ora abbiamo i soldi, facciamolo. C'è qualcosa di sbagliato? E concludo, e mi riferisco alla consigliera Canale, di cui ho profonda stima, però rientriamo nella dinamica del dibattito politico, perché è giusto che sia così. E concludo con questo, Presidente. Fondi a bilancio nel 2019. Beh, premesso che le prese in carico sono riportate nella mozione, cioè nel senso, ne hai visto che abbiamo riportato ciò. 2019 fondi a bilancio, perché nel 2018 era stata smantellata l'area, quindi lei dice giustamente, noi l'abbiamo smantellata nel 2018, nel 2019 però siamo andati in consiglio e abbiamo detto, ehi, ci sono i soldi. Se io ho ancora capacità di calcolo nella vita, siamo stati eletti il 21 ottobre 2021, l'accusa la rispedisco al mittente, perché messi a bilancio nel novembre 2019, novembre 2019, novembre 2020, novembre 2020, novembre 2021. Allora, Presidente, continuiamo il gioco, cioè che continuiamo il gioco della però te, però io poi ci ho messo i soldi, però non, allora direi semplicemente accusiamoci di varie cose. E lo dico, non è che sono, non ho puntato il dito contro i 5 Stelle o con Calzetta, c'è stato anche Santoro, Presidente, che era il nostro presidente e ne ha commessi di errori. Pertanto dico una cosa, dico, se le vogliamo fare le cose, le facciamo. Se vogliamo votare un atto, votiamolo. Se vogliamo, io qualcuno non lo chiamo al telefono, se vogliamo votare un atto per fare qualcosa, io dico, questo è l'atto. Chi vuole stare con noi, stia con noi. Chi vuole stare contro perché ha una sua idea, è giusto che sia, io dico solamente, facciamo degli interventi, dei passaggi li abbiamo già fatti, non siamo arrivati in tempo su molte cose, l'hanno detto anche gli assessori in interrogazione, hanno detto ci scusiamo, siamo arrivati in ritardo, sui dossi non siamo in tempo, ma oggi siamo qui per dire mettiamo in sicurezza un'area, costruiamo l'area playground e lavoriamo per il miglioramento dell'area. Presidente, tutto qui, ho concluso. Questo è l'invito alla minoranza, più di questo non posso. Grazie. Grazie a lei. Non so se ci sono altri interventi in discussione generale. Invito i consiglieri e le consigliere a prenotarsi se volessero intervenire. Consigliere, un po' di silenzio. Non ci sono altri interventi, chiudiamo la discussione generale. Aspetti, consigliere. Chiudiamo la discussione. La ringrazio che mi ricorda. Chiudiamo la discussione generale. Non ci sono interventi di cittadini, giusto? Non mi sembra ci siano richieste. Ok, quindi passiamo alla dichiarazione di voto. Prego, consigliere Comunato. Aspetti che l'abilitiamo. Sì, naturalmente io voto a favore, l'ho già detto prima, perché ci mancherebbe altro che non si vota un documento di questo genere. Il problema è che lei non deve essere lei a telefonare. Lei c'ha un altro ruolo. Lei deve gestire i lavori dell'Aula, fare il consigliere, sollecitare le problematiche, approfondirle, verificare, controllare, ma poi c'è un altro organo che si chiama Giunta e che si chiama Presidente, che non ha bisogno di pezzi di carta. Si convoca il dirigente, fa una memoria di Giunta e fa la direttiva, soprattutto per quando si tratta di lavori pubblici. Quando si tratta di attività, naturalmente ci devono essere i fondi, ci mancherebbe altro. Se i fondi non ci sono, non si può fare nulla. Però qui una bellissima premessa, e concludo dando il voto favorevole, ha ribadito praticamente in tutti i suoi passaggi che è tutto a posto. Quindi vogliamo rivotarlo questo documento? Lo rivotiamo. Non vorrei però aspettare altri 13 mesi, qualcuno che poi le dice ho aspettato altri 13 mesi, poi diventano 26. Se non ci fosse stata qualche telefonata o qualche accesso agli atti, via Bonne
Se dovevamo stare ai documenti che avete bocciato voi e avete seguito praticamente le commissioni lavori pubblici e mobilità, ancora stava lì ad aspettare. Invece l'intervento del consigliere serve soprattutto per questo, per sollecitare l'organo esecutivo. Concludo, diciamo, anche oggi il mio contributo dicendo soprattutto a quelli, diciamo, più giovani che hanno gli organi sono diversi, noi abbiamo un'altra funzione. L'organo esecutivo è la giunta, è il presidente, che possono disporre in qualsiasi momento, naturalmente, se ci sono le risorse, dell'indirizzo politico che noi gli diamo. Ma questa mozione, e ripeto e concludo che voto, non vorrei che aspetti altri 13 mesi. Se poi aspettiamo altri 13, io fra 13 mesi la reinterrogo, consigliere e presidente, e poi mi dice, lo sai che aveva ragione? E mi dirà, lo sai che aveva ragione? E io mica campo sempre, nel senso che se vi do un consiglio, vi do un consiglio, probabilmente negli ultimi 30-35 anni ci sono passato, e quindi so, e non parlo di destra, sinistra, centro, di tutti, secondo me bisognava fare in questo modo. Comunque, mozione, bene, votiamo la mozione, parere favorevole. Grazie. Grazie, consigliere. Consigliere Bedoni, prego. Dobbiamo abilitarlo. Consigliere, se posso chiedere... lo dobbiamo mettere per primo. Adesso. Grazie. Richiamo ordine dei lavori, richiamo al regolamento per fatto personale. Chiedo di intervenire alla fine della discussione come da regolamento, insomma. Grazie. Grazie a lei, consigliere. Finiamo quindi questo punto specifico e poi diamo la parola per il richiamo per fatto personale. Proseguiamo per le dichiarazioni di voto. Non faccio alternanza maggioranza-opposizione per non spazzare troppo le tempistiche, però consigliere Canale, prego. E allora disabilitate la richiesta e poi riprendetevi. Consigliere De Iulis, un secondo che l'abilitiamo. No, consigliere, non deve... Perché andate in coda, andate rimessi... Un secondo, fermo. Secondo. Adesso, consigliere. No, chiedo scusa, ringrazio la consigliera Canale che mi fa parlare prima perché non so se riuscirò a votare purtroppo. Io non voglio ritornare sulla discussione che abbiamo già fatto, quindi immagino che sia chiara a tutti come sono le cose, quindi non ci voglio ritornare per ribadire ulteriormente le cose. Il dato politico è inequivocabile, perché se no non si scrive un documento del genere. Il dato politico che oggi esce da questo documento è la sfiducia nei confronti dell'assessore ai lavori pubblici, che ultimamente certo non sta brillando per la sua attività. L'altro dato appunto è che noi andiamo a rivotare un qualcosa che non ha visto luce dopo 13 mesi. Io lo ribadisco, che sia messo a verbale, perché l'ho già inserito prima, perché sennò dice ma perché votate questo documento se siete convinti che non è così. Allora, il termine dosso artificiale e non attraversamento pedonale rialzato molto probabilmente con la normativa vigente, lo ribadisco, non potrà essere realizzato perché passa l'autobus. Quindi noi siamo d'accordo comunque nel votare questo documento, quindi rimarrebbe difficile non votare solo quella parola e votare tutto il resto del documento, quindi lo votiamo, però volevo far capire che pur votandolo probabilmente il problema addosso artificiale rimane, perché appunto la normativa non lo consente. Quindi concludo, perché veramente l'intervento era brevissimo, insomma, come diceva qualcuno, una mozione su questi temi non si nega proprio a nessuno. Votiamo nuovamente ciò che è stato votato 13 mesi fa, per carità, speriamo che sia la volta buona per dare una risposta ai cittadini. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Consigliere Grazioli, prego. Un attimo di pazienza. Prego. Grazie Presidente. No, per ribadire comunque in via Avignone non passa nessun bus, quindi si potrebbe anche ovviare a quello perché è deviata su via Ribotta, quindi lì potrebbe essere tranquillamente uno spazio di passaggio degli abitanti e di chi è costretto a fare un giro enorme per andare al Torino Nord come me, quindi siamo solo noi costretti a fare questo. Sì, sì, no, passa su via Ribotta, adesso è il 7, quello là che poi ferma anche a via Gard, il 799, che passa vicino a scuola mia. Quindi, eh? Sì, sì, puoi cambiare. So pure cambiare un po', ma non me li ricordo più, però. Comunque passa un autobus, questo è sicuro, vicino al centro commerciale. Allora, quindi in questo caso siamo un po' più tranquilli che non andare contro il codice della strada. Quindi il Partito Democratico esprime parere favorevole. Poi volevo solo aggiungere che dobbiamo capire dal consigliere Cunato se è lui o il consigliere Rocca che fa le cose in quell'area, perché il consigliere Rocca fa solo post su Facebook e fa tutto lui al Torino Nord, ha sbloccato lui a Bonn, quindi se dessero sta paternità, perché ancora non si è capito chi è che fa, tra lui e Rocca non si capisce chi è che realizza le cose al Torino Nord, ma ci tengo a dirle in aula, sono entrambi all'opposizione e non realizzano nulla, oltre a non aver neanche mai votato un bilancio a favore, quindi non stanziano di fatto i soldi sulle spese che vengono fatte, quindi sarebbe anche bene che alcune persone evitino di fare dei post anche molto stupidi su Facebook. Grazie. Grazie a lei consigliere. Consigliere Moropes, prego. Moropes, no, era giusto. Aspettate che ci vuole un attimo. Un attimo di pazienza. Prego, consigliere. Grazie, Presidente. Allora, la maggioranza oggi, giustamente, si è presa una grande responsabilità e io mi auguro che qui tra 6 mesi ci ritroviamo con una relazione che ci confermi che finalmente la macchina realizzativa si è messa in moto. Come lista Calenda noi voteremo favorevolmente per un motivo soltanto, vista tutta la situazione e tutto il pregresso, perché ci sembra una questione, un atto di rispetto dovuto verso i cittadini che abitano quel quartiere. Perché se dovessimo votare l'atto per tutte le discussioni che ci sono state, tenderemmo ad astenerci, ma ci sembrerebbe di non fare il bene della comunità, perché i cittadini queste cose non le capirebbero, sinceramente non le capirei manco io se fossi da quella parte, perché diventerebbero solo beghe politiche, ma a noi non ci interessa questo, noi abbiamo sempre cercato di dimostrare che quello che ci interessa è il fatto concreto e arrivare al risultato. Quindi io mi auguro che questa votazione oggi ci porti qui tra 6 mesi ad ascoltare una relazione che ci dica che la macchina si è messa in moto, se non addirittura completata, ma almeno che sia confermato l'avvio di tutto quello che prevede la mozione. Quindi noi voteremo favorevolmente. Grazie. Grazie a lei consigliere. Consigliere Burgio. Sì, eccomi. Sarò brevissimo, visto che alcuni interventi sono stati leggermente, come dire, al di fuori dell'anima della mozione. Devo dire che purtroppo in questo anno e mezzo di consigliatura, della mia prima consigliatura, in effetti molte volte o alcune volte l'azione politica, anche della maggioranza, anche mia, a volte è stata un'azione politica legata più a Facebook e quindi alla promozione di se stessi che all'azione politica. Vale per tutti quanti noi.
Faccio un esempio, nel consiglio precedente c'è stato un capogruppo che si è videoregistrato il telefonino e col telefonino il proprio intervento e l'ha postato su Facebook. Io so che è vietato autoregistrarsi, è stato fatto, è stato messo tutto l'intervento su Facebook, quando tranquillamente chiunque può vedere in streaming gli interventi che sono anche registrati. Questo è avvenuto e questa cosa è l'ennesima questione per cui a volte qui non si fa politica ma si fa pubblicità o autopubblicità. Parlo del consiglio su ZDL. Consigliere, scusi. Prego. Un po' di silenzio mentre sta intervenendo il consigliere. Mi scuso col consigliere Burgio. E quindi no, volevo dire solo questa cosa, insomma, in riferimento agli interventi precedenti, no? dell'autopromozione via Facebook o via Instagram a dilapo della ragione politica. Questo avviene spesso e è avvenuto anche l'ultima volta. Per quanto riguarda la questione di cui stiamo parlando, allora prima l'assessore Gregorio ha usato il termine sposo nei confronti della mozione di Bellassai. Poi il nostro presidente ha usato il termine sposo relativamente a quello che è scritto nella mozione. Io tra un mese mi sposo, quindi sposo anch'io la mozione e quello che c'è scritto e sono totalmente d'accordo e voterò a favore. Solo una cosa però, intervengo proprio sulla questione del quartiere Castellaccio di Via Avignone. Via Avignone indubbiamente è un ingresso strategico in quello che poi è la parte sud del paese, quindi confina con l'Eure, l'ingresso in un quartiere che ormai è un grandissimo quartiere, che è quello del Torrino. Castellaccio è l'ingresso al Torrino. Lì c'è un campo da hockey e qui io ne ho parlato varie volte con il presidente della commissione Giuseppe Grazioli. Lì mi impegno insieme a lui a preparare un ordine del giorno in commissione per delle verifiche, perché per quelle che sono le mie conoscenze lì ci sono delle questioni non regolari o regolamentari riguardo la concessione, l'utilizzo del chiedo che questo venga messo a verbale, l'utilizzo del campo di calcetto che viene affittato, come si usa in termine, black, e l'utilizzo dell'innaffiamento del campo di erba sintetica, io lo ripeto però, black, l'utilizzo del campo in erba sintetica, l'annaffiamento viene fatto con l'utilizzo di acqua potabile e non con acqua non potabile. Voterò a favore, grazie. Grazie a lei consigliere. Consigliera Canale, prego. Un secondo. Prego. Grazie Presidente. Mi spiace che il collega Bedoni quando interviene ci chiama vicepresidenti quando lo sostituiamo nella sedia del Presidente. Ma così è un dettaglio. Così, cioè voglio dire. Detto questo, mi costringe a chiedergli, a dirgli, e non l'avrei voluto fare, che i 900.000 euro da bilancio municipale li avete tolti voi al primo bilancio, quindi forse era meglio che non lo diceva, l'ha spostato su altra voce di bilancio, perciò forse e potrei dire anche dove li ha spostati, ma lasciamo perdere. Ma detto questo, quando uno fa la proposta in consiglio comunale per rimettere i soldi, per prendere le aree e poi fare l'area adutica, a quel punto la votate. E la mia non è pura polemica, è semplicemente constatazione dei fatti. Poi al di là di questo non è che la mozione non ve la votiamo e lei questo lo sa bene, ma non è questo il punto. Grazie Presidente. E forse mi sono perso io, dichiarazione di voto, quindi... Favorevole, ok, mi sono perso io indubbiamente. Allora, se subito dopo finiamo il punto specifico e poi fatto personale, dico a favore degli altri consiglieri che si è aggiunta la firma della consigliera De Vivo alla mozione. Va in coda al punto specifico, credo. Alla fine del consiglio, cioè. Al momento è alla fine del consiglio. È alla fine del consiglio. Ma il Presidente può concedere la parola al richiedente solo nella parte finale della seduta stessa.
diciamo è una proposta un nuovo regolamento, è una proposta di modifica del regolamento questa. No, però al momento è così. Dai, al momento è così. E dobbiamo aspettare la fine. Al momento il regolamento prevede che si faccia alla fine della seduta, poi quella di farla alla fine del punto è una proposta di modifica del regolamento che è in corso. Poi vedete voi, c'è un minuto. Allora, se non ci sono consiglieri, mettiamola così, visto che nei fatti coincide, se non ci sono consiglieri contrari a che il consigliere Bedoni intervenga per fatto personale adesso, do la parola al consigliere Bedoni per un massimo di 3 minuti come da regolamento per l'intervento per fatto personale. Ok? Non ci sono contrari? Ok, prego consigliere. Consigliere Cucunato, rispondo a lei che mi ha citato. La ringrazio e ringrazio tutta la minoranza perché alla fine della fiera, anche se c'era un mondo contrario a noi, facciamo il giusto e l'approviamo. Quindi questo mi rende molto felice, Presidente. Quindi lo dico in qualità, e rispondo, lo dico in qualità di consigliere, perché sono un consigliere eletto, svolgo la funzione di presidente, quando i presidenti intervengono, e mi riferivo al vicepresidente come vicepresidente Gregori, consigliere Canale. Sono molto felice che sia finita così. Sono anche consigliere, quindi ho la fortuna di poter fare atti e poter fare politica, fino a che Dio me lo concede. Grazie per il sostegno a questa mozione. Grazie. Grazie a lei. Allora, finite le dichiarazioni di voto, rimaniamo seduti che procediamo alle votazioni. Gli scrutatori ci sono, sì. Consiglieri, se rimanete seduti, prego. Confermate la presenza. Secondo di pazienza. Ormai finiamo così, dai. Consiglieri, un po' di silenzio. Siamo in votazione, almeno in votazione un po' di silenzio. Chiunque sia, dai. Consigliere Bedoni. No, si è confermato, dice quel silenzio. Apriamo la votazione. Votate. Vedete il vostro votaschermo, eh? Esponiamo i risultati. Prego. Consiglieri presenti 20, votanti 20, 20 favorevoli, nessun contrario e nessuno astenuto. Scrutatori, grazie. Sì, okay. La mozione, proposta di mozione protocollo CN 67362 del 19 maggio 2023 a firma consiglieri Bedoni, Grazioli, Vecchio, Angelini, Vaccari. Bene, e poi le aggiunte, finito, ad oggetto richiesta presa in carico area piano e zona di L Casale di Castellaccio, è approvata all'unanimità. Grazie. Non avendo altri punti all'ordine del giorno, dichiaro chiuso il consiglio alle 17.05, no, che siamo? 17.05, grazie, buon pomeriggio e buona festa della Repubblica per domani. Chiudiamo la registrazione.